Ciao e benvenuti in questo nuovo video dove oggi andiamo a vedere una cosa importante, la regolazione del BIOS e poi andiamo a cambiare le cinghie alla piastra cassetta associata, ma lo vediamo subito dopo la sigla. Se volete vedere un'altra regolazione del BIOS che ho fatto in precedenza, basta andare nella lista dei miei video, andate a vedere anche il link che sta uscendo qui adesso, la regolazione del BIOS su un amplificatore L05M della Kenwood. Prima di fare quella regolazione, io non sapevo cosa fosse la regolazione del BIOS perché sto entrando da poco in questo mondo di Hi-Fi. Grazie al commento di Marco Smeraldi, che mi ha scritto sotto commento quello che ora state leggendo qua, che dopo la riparazione dell'amplificatore Akai e la sostituzione dei transistor sarebbe stato saggio regolare il BIOS. Mi trovavo su Discord, sul canale di MWW Blog, e ne discutevo con Davide Gatti e AduFixit. Abbiamo scaricato il service manual e ce lo siamo studiati. Non tutti gli amplificatori hanno la possibilità di regolare il BIOS. In questo caso, la regolazione del BIOS viene effettuata perché abbiamo cambiato i transistor. E si effettua anche su alcuni amplificatori a valvole dopo che si cambiano le valvole. Però è obbligatorio effettuarla dopo aver cambiato il transistor oppure dopo aver fatto una manutenzione sull'amplificatore. Dopo la regolazione del BIOS si ha un suono ottimale e non distorto. Come si effettua la regolazione del BIOS? Innanzitutto bisogna prendere il service manual e lì c'è la guida e la procedura. Il BIOS è quel valore di fabbrica che si misura in millivolt che deve avere un amplificatore a riposo quando il volume è pari a zero. Prima di iniziare con la regolazione del BIOS vi faccio vedere queste tre cinghie che ho acquistato da eBay per queste piastre a cassette. Queste piastre a cassette, mettendo una cassetta all'interno, quando vado in play si vede che si blocca, vado indietro, tende a girare ma si blocca ancora. Andiamo un attimo in avanti. Sì, in avanti riesce a girare, poi tende a bloccarsi. Non riesco. Si è sentito, eh? Come ogni amplificatore dove si regola il BIOS, ci sono altri tipi di regolazione, c'è sempre il service manual. In questo caso l'ho scaricato da internet e andiamo sulla sezione adjustment. Qui ci dice di usare un tester posizionato sugli emettitori dei transistor, sul canale L e sul canale R. La parte importante è questa parte qui, idling current left channel, sulla VR1 dell'amplificatore, quindi VR1 sarebbe questo qua, dov'è? VR1... Eccolo qua, il risultato deve essere 20 millivolt e dobbiamo usare un voltimetro che ha DC range 50 millivolt, ma in questo caso no, ce l'abbiamo da 200 millivolt che è anche uguale. Come dice sul service manual, dice che bisogna collegarci qui, base collettore, emettitore negativo, base collettore, emettitore positivo, quindi base collettore, emettitore 1 e 2. Io dopo 10 minuti che l'amplificatore era acceso, ci mettiamo qui a regolare il BIOS, ma attenzione col tester perché se tocchiamo uno delle due emettitori base collettore insieme rischiamo di bruciare tutto. Qui da 35,5 millivolt. Andiamo sull'altro canale e vediamo quanto ci dà. Meno 32, forse qua devo invertire, vediamo un attimo. Qui invece dall'altra parte abbiamo il positivo qua e il negativo qua, ecco perché ci dava male come valore. Ci dava meno, quindi in questo caso qui il positivo e qui il negativo e qui abbiamo 33, quindi deve essere portato a 20 millivolt, quindi bisogna regolare il BIOS. Quello che voi state vedendo è un'altra regolazione, ovvero la regolazione dei VMeter. In ingresso aux bisogna iniettare un audio a 1000 Hz e in uscita bisogna collegare due resistenze per ogni canale da 8 ohm a 70-80 watt. Come noi abbiamo visto prima sul service manual, abbiamo notato che qui c'è scritto level meter. Level meter VR2, VR3. Iniettiamo questo segnale da 1000 Hz in AUX e andiamo a regolare il volume fino a quando non troviamo 19 volt sul tester. Poi andiamo a regolare VR3 e VR2 fino a quando sul VMeter di destra e di sinistra non arriviamo a 45 dB. Arrivati a questo punto, iniziamo a regolare il BIOS. Ho qui due sonde senza puntali, che le uso proprio per fare queste cose qua. Abbiamo il tester, che possiamo staccare i suoi puntali originali, e lo posizioniamo già su 200 millivolt, volt e com, e lo andiamo a saldare. Come? Come dice il service manual. Base collettore emettitore, quindi il negativo lo saldiamo qua.
Il positivo lo saldiamo qua. Perché ho fatto questo lavoro? Perché per regolare il bias abbiamo i transistor da un lato e la regolazione dall'altra. Quindi mi serve una mano, ovvero una persona che mi sta qui col tester e un'altra che mi regola il bias. Ma mano, io ho solo questa mano qua adesso, ma questa qua non mi dà nessuna mano. Niente, questa qua non mi aiuta proprio per niente sta mano. Quindi mettiamola qua. Allora, ok, possiamo già regolare il bias, facendo attenzione di non mandare in corto i transistor mentre li saldiamo, quindi va fatto un lavoro delicato con amplificatore spento, staccato e possibilmente con i condensatori scarichi. E quindi diamo tensione e andiamo a vedere dopo qualche minuto che si scalda l'amplificatore il valore che ci segna il tester. Guardate come si sta muovendo il tester. È arrivato a 27 millivolt. Quindi bisogna aspettare un attimo che si scalda tutto l'amplificatore. Si ferma questo valore qua, che adesso addirittura è arrivato a 33. Aspettiamo fino a quando si stabilizza e poi interveniamo sul trimmer. Allora possiamo regolare il bias perché si è fermato a 35,6 e oscilla tra 35,6, 35,5, 35,7. Quindi si è fermato. Il primo regolato, la stessa cosa adesso la facciamo sul secondo. Siccome questa qua è un'operazione molto delicata, quando si regola il primo si stacca la spina e bisogna sempre scaricare i condensatori. Spina staccata, giriamo l'amplificatore, ok, e andiamo a fare la stessa regolazione. Allora, sull'altra regolazione invece ci dà che il positivo va messo qui e il negativo va messo qui. Ecco qui, il valore aumenta, più si scalda l'amplificatore più aumenta, quindi una volta che questo qua arriva come il valore che era prima, che era intorno ai 35 millivolt, andiamo a portare anche questo qua a 20 millivolt. Guardate il tempo che ci impiega a scaldare, intanto il timer è partito, lo velocizzo insieme al video, adesso è millivolt, li sta superando, ma non va bene perché come service manual, ripeto, deve essere a 20 millivolt. Guarda, sta oscillando 33,2, 33,1. Allora, con molta attenzione, tanto questi qua sono saldati, vado a girare l'amplificatore e porto questo qua pure a 20. 20,7, benissimo, 20 millivolt, 20,06, 20,07, perfetto. Quindi, regolazione del bias effettuata. Questa è precisione, 20 millivolt precisi. Questa qui è la seconda regolazione. Abbiamo questo video su YouTube da 1000 play. E guardate cosa succede sul coso, 20. Quindi regoliamo il volume fino a quando non abbiamo i 19 volt. Allora, qui abbiamo 19 volt. E qui abbiamo 19 volt. Allora, R dovrebbe essere questo qua. 45. Giriamo, 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 giriamo. E lo portiamo a 45. Una piccola accortezza vi voglio dire, guardate adesso come sono precisi a 45 dB e guardate qui, reft e lift sta su 0. Ci siamo messi qui sullo 0, quindi per fare questa regolazione bisogna stare qui sullo 0. Voglio dire una piccola cosa, siccome quando noi iniettiamo un segnale audio di una canzone dal cellulare abbiamo L ed R, a volte ci sono suoni che ci sono su L e che su R non ci sono, quindi i V-meter non si muovono nello stesso movimento. Quindi per poter fare un test bisogna andare a switchare da stereo a mono e vedete come i V-meter poi con la stessa canzone, che il segnale su R e il segnale su L, vanno direttamente tutti e due insieme sia su R che su L dell'amplificatore. Noi andiamo a vedere questo V-meter che si muove uguale. Mettiamo una canzoncina, facciamo un test e poi andiamo a cambiare le cinghie. Poi, una volta fatto questo, vi lascio in pace e il video finisce così. Vi faccio vedere questo test particolare. Guardate la differenza tra stereo e mono. Guardate. Adesso vanno uguali, eh? Quasi uguali. Wild up your eardrums. Center. Center, è uguale. Right front. L'ha portato right. A destra.
destra. Right surround. Non ci interessa quelli giusti. Rec, niente. Left surround. Ok, solo left ci interessa left. A noi. Ok, left, ok? Si è mosso solo left. Left front. Left front, ok, un'altra cosa, si sente anche un po' sulla destra ovviamente. Però no, ci interessa sinistra e destra. Questo è il vento che si muove. Ok. Ripetiamo la stessa canzone switchando su stereo. Non notate nessuna differenza. Va solamente uguale questo qua. Vedete? Va ugualissimo. Weld up your eardrums. Center. Center, ok. Right front. Però vedi che vanno uguali adesso? Right. Si muovono tutte e due perché ho messo su stereo. Surround. Su mono, volevo dire. Back. Vedi? Left surround. Si muovono uguali. Left. Quindi questi qua non andranno mai uguali perché ogni canzone ha i suoi, diciamo, ritmi a destra e a sinistra. Io spero solamente con questo esempio che ho fatto è chiaro i V-meter come funzionano. Ok, io li ho regolati a 45 come anche da service manual, ma non è tanto importante vedere questi V-meter che funzionano. Certo, servono a non andare sopra i dB per non sfondare le casse. Dobbiamo sempre avere un audio non troppo forte perché sennò sfondiamo sia l'amplificatore sia le casse. Però lì ci ricordiamo anche noi ad orecchio. Quelli là non è che noi stiamo lì a guardare ogni volta che sentiamo una canzone, li guardiamo. Cazzo, quello si muove male. Normale. A destra possiamo avere un audio, a sinistra possiamo avere un altro audio con l'aggiunta di altre parole, quindi i V-meter non sono mai uguali. Ma se andiamo su mono, si muovono uguali e abbiamo destra e sinistra dell'audio, destra e sinistra, e non abbiamo in stereo, destra, sinistra e insieme. Su stereo vengono divise le tracce audio, su mono tutte sullo stesso punto. Quindi, più chiaro di così, se more. Adesso invece passiamo finalmente alla piastra cassetta Kai e ci danno a smontare tutto questo gruppo testina. Allora, intanto togliamo tutti i viti, faccio questo video veloce giusto perché alla fine non è che qualcuno va a guardarsi questo tutorial su come rimuovere questi viti che sto indicando. Questo qui va rimosso perché dietro abbiamo una vite nascosta e abbiamo finalmente tolto questo qua. Questa cinghia che vado a rimuovere è proprio quella del play. Questa cinghia è talmente così lenta che scivola e quindi la cassetta non va in play, non si sente niente. Questa è la cinghia che vado a inserire e quindi richiudendo con le viti a posto. Questa qui è la parte più facile. Adesso tenterò di rimuovere una cinghia direttamente dal... senza aprire tutto, insomma. Però questa riesco a toglierla e la vado a mettere quella nuova. Questa qui è quella del counter dei numeri. Quella invece della velocità avanti e indietro, vedete, non riesco a rimuoverla perché è complicata. Quindi smonto tutti i tasti. Smonto la prima piastra facendo attenzione che non si stacca tutto, perché se partono le molle, addio. Questa qui invece che sto inserendo è la cinghia nuova. A posto. Adesso, diciamo, sto facendo questo video così, tanto alla fine cosa che c'è da vedere? Che sono riuscito a farlo. Ora sto rimettendo tutti i tasti, rimetto le viti. Parlo giusto per non annoiarvi, perché sennò questo video è tutto velocizzato. Adesso lo vado a rimontare. C'è Mauro che sta toccando là alcune cose che non gli interessano. Vabbè, questo vabbè, fa niente. Comunque, non so che dire. Le rinetto, vabbè, li chiudo. Vai, facciamo ste prove, dai, a posto. Sicuramente andrebbe pulita, smagnetizzata la testina, però va bene così, dai. Poi al massimo, ma tanto non lo userà mai Pasquale sta piastra a cassette. Però intanto l'importante è averla sistemata. Prima neanche le leggeva le cassette, l'importante è che funziona. Va benissimo, dai.